Ciao a tutti, oggi sono sul treno svizzero, no? Come avete visto nel mio precedente video, il treno svizzero è perfetto per quanto riguarda l'ordine, per quanto riguarda tutto il resto. Sì, abbiamo trovato solo un po' il vetro sporco che può capitare, ma il resto è perfetto. Ma qual è il difetto del treno svizzero? È la legge che hanno fatto, ma quale legge? Praticamente se uno arriva che non fa in tempo a fare il biglietto, allora cosa succede? Guardate alle mie spalle cosa succede, adesso vi faccio vedere. Vedete? Sono 100 franchi di multa, praticamente se uno viene preso qui sul treno che non ha il biglietto, neanche se uno lo dice, fanno 100 franchi di multa di supplemento perché non ha fatto il biglietto, e questo è assurdo. Se uno magari in tempo non ha fatto in tempo a fare il biglietto, è come una multa, 100 franchi di multa. E questo non è il difetto della Svizzera, è l'organizzazione che non va bene, perché in Italia se tu non hai fatto il biglietto lo dice quello, il capo treno, e ti fa il biglietto, magari paghi un piccolo supplemento, ma non così. A parte se non vai su quei treni, quelli proprio speciali, veloci, allora quello lì è diverso. È l'unica cosa che è insopportabile praticamente. Per una povera persona che non fa in tempo a fare il biglietto si deve pagare 100 franchi sempre se viene sorpreso, altrimenti la passa liscia tutto lì. Le cose che vi dico è l'unica cosa che non mi piace, non credo che sia giusto. Per certi casi non va bene. Allora vi saluto e al prossimo video. Ciao, David Lacoste.